21ª giornata mondiale dell'ammalato. In tutto il mondo cattolico si sottolinea il significato di questa giornata. Vuole essere una giornata di sensibilità, di riflessione, di preghiera sul mondo della salute. Si vuole insistere sulla dignità dell'uomo, sul diritto alla salute. La giornata di oggi ci offre questa preziosa opportunità di accendere i riflettori sul mondo della salute, richiamando l'attenzione di tutti, la sensibilità di tutti, perché ognuno faccia la sua parte per venire incontro alle sofferenze, ai bisogni di quanti attendono di essere aiutati. La giornata del malato ci offre una particolare occasione per sottolineare l'importanza del rapporto che intercorre fra la casa di cura, fra l'ospedale e il paziente e i familiari del paziente, partendo da due valutazioni fondamentali. La definizione di salute data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce salute non l'assenza di malattia, ma il benessere fisico e psichico, e la lettera del Pontefice Benedetto XVI, che in occasione della giornata del malato fa riferimento al buon samaritano. Quindi un nuovo umanesimo sanitario che proprio nella giornata del malato deve essere sottolineato e principalmente vissuto.